domanda più scontata di tutte, che emozione è stata tornare dal lago. Oggi ero troppo concentrato per essere emozionato. L'emozione è venuta subito dopo, quando sono uscito per venire qua, e due o tre persone mi hanno detto ben tornato. Tutto lì. Lacrime agli occhi e voce rotta dalla commozione. Questo era il Luciano Pedullà dopo la gara di ritorno a Novara contro Iesi nei playoff scudetto dello scorso anno. La nuova prima volta dell'allenatore novarese davanti al suo pubblico. Novara era appena ritornata alle sue mani dopo l'eliminazione nella semifinale di Champions League durante la guida di Dejan Bergevic. Pedullà prese Osmokrovic e compagni in uno stato psicologico e fisico davvero difficile e dovette rimettere insieme i coach della squadra per affrontare le finali scudetto. Andò male, la solita Pesaro ci mise lo zampino ed eliminò Novara alle semifinali. Questa vittoria, quella della Cev, è figlia del suo stampo e del suo modo di gestire la squadra. Si sapeva che Novara sarebbe partita in sordina, ma che avrebbe dato una costante crescita alla sua stagione. Così è stato. Brutta sconfitta in avvio in casa, una final di Coppa Italia da protagonista e ora, davanti al proprio pubblico, una Coppa internazionale. L'Asistel ritorna ad essere protagonista, ma ancora non gli basta. L'obiettivo vero tutti lo conoscono e tutti non lo dicono. Osmokrovic in conferenza stampa dopo la semifinale lo ha definito un perfezionista, un costante perfezionista che sta trasmettendo a tutta la squadra questa caratteristica. Anche perché per battere quella Scavolini Pesaro bisognerà davvero esserlo. E per farlo continuerà a parlare alle giocatrici in continuazione, una per una, per spiegare quello che vuole e come lo vuole, per cercare un giorno di bussare alla porta di quel trofeo che prima o poi dovrà andare ad aprire.